pasta e pomodori al forno. Il procedimento non è complicato, ma richiede un minimo di attenzione. La Puglia è terra generosa in fatto di qualità di ortaggi e la Capitanata offre i grani migliori del mondo per proporre un piatto perfettamente iscritto nella dieta mediterranea. Bisogna per prima cosa preparare la salsa di pomodoro. In un tegame scaldate un decilitro d'olio extravergine d'oliva, fatevi dorare gli spicchi d'aglio e poi eliminateli. Unite i pomodori a pezzetti, salate e pepate, cuocete all'incirca per 15 minuti. Si vede bene quando il pomodoro comincia a fare la crema. Il risultato però ripaga, con una qualità solare e un gusto veramente pieno. A questo punto tagliate a metà i pomodori maturi, incidete la superficie a quadretti, salateli e lasciateli sgocciolare per 30 minuti. In una terrina a parte mescolate il pan grattato con l'aglio tritato, il pecorino e la scamorza, smiluzzati e grattugiati. E poi il prezzemolo, ovviamente ridotto in piccoli pezzi. Volendo potete anche aggiungere qualche filetto d'acciuga per dargli ulteriore sapore. Disponete metà pomodori in una pirofola spennellata d'olio, cospargeteli con metà composto di pan grattato, irrorate con un filo d'olio extravergine e fate gratinare in forno caldo a 220 gradi, fino a quando la superficie dei pomodori non sarà dorata. A questo punto ritirate e tenete i pomodori da parte. Lessate al dente i rigatoni in abbondante acqua salata e sgoccciolateli. Conditeli con la salsa di pomodoro e un po' di composto di pan grattato. Distribuiteli sui pomodori gratinati. Coprite con i restanti pomodori tagliati a metà e cospargete la superficie con il composto di pan grattato. Irrorate con un filo d'olio extravergine d'oliva e cuocete in forno caldo a 220 gradi fino a quando la superficie sarà dorata. Ritirate, fate riposare alcuni minuti e servite, possibilmente grattugiando sopra della ricotta salata per incrementare la sapidità del piatto.